Ehi, hey, pirati scalmanati, amanti dei Miracle Blade, la Rare ci ha fatto un grande regalo nella stagione 12 introducendo una nuova arma di fattezza assai piratesca. Sto parlando dei coltelli da lancio, arma perfetta che può essere brandita a corta e lunga distanza. I coltelli da lancio vengono introdotti su Sea of Thieves come un'arma che ha potenzialmente tre tipi di attacchi: l'attacco rapido, l'attacco furtivo e quello da lancio. E potrai trovarli gratuitamente nella cassa armeria della tua nave o all'esterno del negozio di armi. Proprio come le armi da fuoco, anche i coltelli hanno munizioni. Potrai portarne per un massimo di 5 e potranno essere ricaricati nelle normali casse di munizioni. Ma parliamo delle tre tipologie di attacco. L'attacco rapido, simile all'attacco della sciabola, ma fortunatamente privo di stun. Pertanto sarà facile liberarsi da questo attacco. Questa pugnalata assai veloce ha un raggio corto e un danno pari a 18 danni, molto basso rispetto alla sciabola. L'attacco furtivo è un attacco che infligge ben 70 danni, più letale rispetto all'affondo della sciabola, ma ha un movimento più lento perché andrà caricato proprio come il dash. L'attacco da lancio, probabilmente l'attacco più consigliato per quest'arma, infligge 60 punti danno a distanza. Il coltello potrà essere lanciato verso il bersaglio con l'opzione di mira. Se dovessi mancare il bersaglio, l'arma si conficcherà in muri, pareti e oggetti, e potrà essere recuperato sia da voi che dal vostro avversario. Potrete notare il coltello a distanza perso dal suo bagliore, simile al luccichio dei tesori. Se impugni armi differenti e recuperi un coltello lanciato da un nemico, potrai esclusivamente lanciarlo o lasciarlo cadere al suolo. In sostanza non potrai usarlo corpo a corpo, perché possiedi già due armi differenti. Sperando che questo piccolo resoconto sia stato d'aiuto, noi vi diamo appuntamento al prossimo video. Ma passate a trovarci sulle nostre community di Discord e Facebook. A presto!